Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Skinoku. Con questo video volevo introdurre la gente che meno conosce il sistema operativo Ubuntu Linux e installarlo all'interno del proprio computer. Molta gente si dirà che non vuole installare il sistema operativo perché poi ha problemi del tipo non riesce più ad avviare il computer, certa gente che non è molto abile appunto con i menu di boot a scegliere il sistema operativo, quindi se non siamo soltanto noi che utilizziamo il computer potremmo avere dei problemi. Quindi per prima cosa ovviamente facciamo un backup di tutti i dati presenti all'interno del computer, in questo caso appena installato, quindi non abbiamo niente, andiamo semplicemente a riavviare il computer dopo aver inserito il CD di Ubuntu Linux, in questo caso Xubuntu. Vi consiglio Xubuntu perché è molto bello, molto personalizzabile e leggero, anche per i computer potenti comunque è una valida alternativa in quanto si può personalizzare, molto simile a Windows 7. Mi piace molto questa grafica di Windows 7. Andiamo a riavviare il computer avendo cura di aver selezionato il device di boot corretto. In questo caso non vi farò vedere come si fa, in quanto chi installa Ubuntu Linux una infarinatura dei computer, di come funziona, come non funziona, ce l'ha. Quindi andremo soltanto a rompere le scatole a tutti quelli che sanno come si fa. Se non lo sapete, cercate su internet, chiedete, guardate, il web è pieno di questi tutorial, quindi sarebbe un po' una cosa inutile, stupida, eccetera, rifarvelo vedere per annoiare chi invece lo sa. Parte l'installazione di Ubuntu e andremo a impostare un dual boot normale. Però una volta installato correttamente andremo a impostare il GRUB, ovvero il bootloader, per far partire prima Microsoft Windows, se no non clicchiamo nessuna freccetta sulla tastiera. Semplicemente qua l'installazione ve la faccio vedere, intanto devo farla anch'io, quindi andiamo a mettere italiano, andremo su installa Ubuntu, vabbè. Vedete un po' male perché siamo su una virtual machine senza il virtual machine additions, però la installerò prima di continuare col video. Allora, andiamo a installare il software di terza parte che ci permetterà di visualizzare formati proprietari come MP3, MP4, eccetera. E andiamo anche a scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione. Ve lo consiglio se avete una connessione veloce, altrimenti potete farli anche dopo. Però così vi fate due passaggi in uno, possiamo dire, no? Andiamo qualche secondo. Ubuntu carica i file, come vedete il progresso di richieste di informazioni. Ecco, questa è la parte fondamentale. Andiamo a selezionare installa Ubuntu al fianco di Microsoft Windows XP Professional. Se andiamo a fare sostituisci perderemo, cioè cancelleremo l'hard disk e lo sostituiremo. Mi auguro che tutti prima o poi facciano questa opzione, però per avvicinarsi al mondo di Ubuntu vi consiglio di affiancare, appunto, se poi avete dei programmi come iTunes per esempio per la sincronizzazione degli iPhone. Eccoci qua. Qua andiamo a selezionare il disco su cui vogliamo effettuare l'installazione. A sinistra abbiamo lo spazio dedicato a Windows e a destra quello dedicato a Ubuntu Linux. Potete dedicare anche meno spazio a Ubuntu Linux in quanto i programmi e tutte le cose in installazione richiedono meno spazio rispetto a Windows. In questo caso noi andiamo a dedicargli, non lo so, 15 giga, credo che vadano bene. Intanto so per fare un tutorial così. Andiamo a dedicare i 15 giga e 27 a Microsoft Windows XP Professional. Andiamo avanti, cioè installa. Andremo a fare la partizionamento dell'hard disk. Questo è un po' il momento critico, in quanto se vi manca corrente potrebbe avere le partizioni bloccate e quindi non poter più avviare il computer. Ma non è un problema, basta quello riformattato. Andiamo a impostare ROM. Va bene, siamo in Italia, però andiamo a mettere Piemonte, non c'è, proviamo Torino, Piedmont Italy, avanti. Questa è installazione classica, ovviamente voi provate ciò che vi pare. Questo dovete mettere, se avete un Mac come io, come me, dovete mettere questa, penso. E... ok. Provate un po' di tasti che funzioni correttamente. Caratteri strani, ovviamente ABCD, questi qua funzionano sempre. Quindi per il Mac, tasti muti rimossi. Italiano, altrimenti va bene per qualsiasi computer.
altrimenti fate cerca automaticamente. Il nostro nome, chiamo Schinoku. Nome così lungo non ve lo consiglio, quindi potete mettere Schinoku Virtual Machine. La password mettete una password qualsiasi, semplice, tanto la utilizzate spesso, anche se dice password corta, pazienza. In questo caso scegliamo accedere automaticamente se vogliamo che il computer non ci richieda la password quando accediamo al sistema. E ci fa la cartella personale, beh, io non ve lo consiglio, quindi non lo metterò. Avanti. A questo punto parte l'installazione e questa ve la risparmio. Una volta completata l'installazione, noteremo questo simpatico messaggio che ci dice che è necessario riavviare il computer per poter utilizzare il sistema operativo appena installato. Clicchiamo su Riavvia ora e ci comparirà il bootloader GRUB. Qualche istante. Non preoccupatevi, questo piccolo bug qua è dovuto a, appunto, che mancano i driver della grafica. Please remove installation closed. Vabbè. Ok, quindi dobbiamo andare a rimuovere l'installation media in close the tray if any, then press enter. In questo caso andiamo a rimuovere il CD virtuale. In questo caso dovrebbe già essere rimosso, credo. Beh, penso. Premiamo invio. In questo caso voi togliete il CD o la pennetta USB da cui state installando e vedete che compare questo menu in cui possiamo scegliere ciò che vogliamo fare, cioè che sistema operativo vogliamo avviare. Adesso non clicchiamo subito Ubuntu, Windows, così, ma teniamo conto di scriverci su un foglio queste cose. Infatti, per poter dire al computer di partire prima Windows, dobbiamo prendere la riga su cui Windows sta, ovvero questa. Quindi andiamo a contare, questa sarà la riga 0, 1, 2, 3, 4. Quindi Microsoft Windows XP sarà sulla riga 4 di GNU Group. Ottimo, procediamo pure con Ubuntu. Così noi potremo scegliere quale sistema operativo far partire di default e dopo quanto tempo di GRUB senza toccare nulla il sistema operativo dovrà partire. Adesso installiamo i Virtual Machines Additions, che non vi farò vedere, tanto questo lo fate su un PC normale, non vi serve, e poi ogni Virtual Machine vuole i suoi, e torniamo. Ben ritrovati, rieccoci su Ubuntu dopo aver installato le Virtual Machine Additions, così possiamo vedere correttamente la grafica. A questo punto vi consiglio di fare immediatamente tutti gli aggiornamenti rimasti, così da avere un kernel stabile, in quanto in caso di aggiornamenti del kernel dovrete rifare la procedura che sto per fare, ovvero impostare il boot di default. Probabilmente non so se ce ne saranno, credo di sì, ce ne sono, ma in questo caso non li facciamo, li faremo poi. Voi fateli però, adesso non lo faccio soltanto per questioni di tempo. Dobbiamo andare ad editare il file di GRUB, ovvero del bootloader. Allora, andiamo a visualizzare un po' più grande il testo, se possibile, del terminale. Ecco, andiamo a impostare il carattere, 16 va bene, così potete vedere correttamente. Ok. Andiamo a loggarci come root, quindi andiamo a scrivere sudo su. Non preoccupatevi, queste cose ve le spiegherò poi in futuri tutorial che faremo su come utilizzare Ubuntu Linux. Adesso semplicemente scrivete ciò che io scrivo, sudo su, invio, scrivete la vostra password che avete scelto durante l'installazione. Non vi preoccupate perché mentre digitate non compare nulla qui, ma voi scrivete normalmente, io scrivo la mia e premo invio. E siamo loggati come root. In questa distribuzione abbiamo come editor di testo Mousepad. In altre distribuzioni, come ad esempio Ubuntu con Unity, credo che ci sia Gedit. Sull'Ubuntu c'è Leafpad. Comunque, voi utilizzate quello che avete nella vostra distribuzione scrivendo sudo. Forse no, perché siete come root, quindi non credo che serva sudo. Scrivete semplicemente Mousepad, e poi andiamo nel percorso boot
poi Grub o Grab, Grub, e poi Grub.cfg. Ok, ovviamente ci dice che stiamo utilizzando l'account root, quindi potremmo danneggiare il sistema e donate this file. Voi ignorate questa cosa qua. Ovviamente non fate cavolate, fate quello che vi dico di fare io in questo momento. Vedi, vediamo subito che c'è scritto else set default. Adesso set default 0. 0 sarebbe l'immagine di Ubuntu. Ubuntu Linux, Ubuntu, Ubuntu, tutti gli Ubuntu che avete voi. E distribuzioni Debian based, credo. Andiamo a mettere set default 4, perché il nostro Microsoft Windows è sulla posizione 4. Poi andiamo a cercare. E cercate per time. Timeout meno 1 e set timeout 0. In questo posto qua potete andare a mettere il numero di secondi dopo che il vostro sistema si avvierà in automatico. 10 secondi è un po' tanto, quindi mettiamo 5 su entrambi, su set timeout. Ok, andiamo a salvare il nostro... Perché non posso salvare, scusa? Perché so la lettura. Vedete, ho fatto un errore. Quindi dobbiamo andare a dare i permessi di root al nostro account. In questo caso andiamo a scrivere chmod, che sono per dare i permessi. W, credo, per scrittura a boot grub.cfg. ok, abbiamo dato i permessi di scrittura. Adesso con le freccette in su e in giù possiamo scorrere tra i comandi passati, quindi sarà più semplice farlo. Boot mousepad, andate a riscrivere questo. Ok, adesso vedete che non c'è più scritto qua sopra sola lettura. In questo caso possiamo veramente danneggiare il sistema, e non vi consiglio di lasciarlo con lui, perché un virus o un malware cosa potrebbe danneggiarlo. Quindi dopo andremo a togliere i permessi. Set default, andiamo a mettere 4 Microsoft Windows come fatto prima. Andiamo a cercare per time timeout, questo meno 1 lasciamo così. Timeout andiamo a metterlo a 5 e anche qua 5. Salviamo. Ok, adesso andiamo a togliere i permessi di scrittura. Andiamo a mettere meno v, cioè non possiamo più writeare il nostro blocco note. Andiamo a eseguire e vedremo che ci sarà scritto solo la lettura. In questo caso però sarà rimasto 4. Proviamo. Ovviamente usciamo. Allora, adesso andiamo a riavviare il nostro sistema, o come reboot di qua, potete fare così, riavvia, oppure visto che siamo loggati come root scriviamo reboot, diamo invio, il nostro sistema si riavvierà. Non tocchiamo assolutamente niente, io non tocco niente, e vediamo che sarà Microsoft Windows e partirà di default. In questo caso voi non avete la freccetta, questa è la freccetta di Mac della virtual machine. Però adesso dovrebbe avviarsi Microsoft Windows, se tutto è andato come dovrebbe. Penso di sì. Sì, sta avviando Microsoft Windows. Poi farò vedere che riavviando, muovendo le freccette prima che Windows abbia il tempo di avviarsi, ovvero entro 5 secondi, sarà possibile selezionare Ubuntu Linux e farlo partire. Adesso aspettiamo un secondino. Vabbè, questo il controllo del file system probabilmente ve lo farà, perché ovviamente vede che avete modificato le partizioni. Voi fatelo, ve lo consiglio. Adesso io non lo faccio per questione di tempo. Ecco fatto, abbiamo riavviato XP. Andiamo a riavviare di nuovo. Vedete che il multiboot sta funzionando alla grande. Mentre voi fate il controllo, così se per caso qualche file è andato danneggiato ve lo sistemerà.
5 secondi è un po' poco, però se magari voi avete in casa persone che non sanno utilizzare bene Linux o cose così, magari vostro padre, vostra nonna, vostro figlio, il gatto, il cane, così per modo di dire, potrete, o la scienza di se voi non toccate nulla, partirà Windows XP entro 5 secondi. Poi andate su, cliccate su Ubuntu, invio, e il vostro Linux partirà. Niente di più semplice. Se voi voleste rimuovere invece Linux, chiedetemi come fare, perché devo fare una guida e voi dovete avere il CD di installazione per poter ripristinare il bootloader, quello di Windows, a meno che voi non vogliate utilizzare sempre GNU, che non è una cattiva scelta. Perfetto. Grazie a tutti, per oggi è tutto e vi auguro di potervi vedere ancora sui miei video. Chiedetemi pure se avete qualche domanda su come fare, qualcosa su Linux, e vi mostro che potete anche accedere alla partizione di Windows tramite Linux, il che non è possibile fare il contrario, in quanto Linux non legge la partizione di... cioè in quanto Windows non legge la partizione di Linux, però voi potete accedere a tutti i cavolo di file di Windows tramite Linux. Ovviamente non funzionano se non avete Wine, perché non potete eseguirli. Grazie a tutti e ciao al prossimo video.